appunto è un'area dove ci sono alcune località, le località principali dove si può pernottare saranno Yannis, Falmouth, Provincetown, che è sull'estremo nord della punta di Cape Cod. Troviamo la National Seashore, questa spiaggia famosa perché appunto sembra quella dei film, insomma, l'abbiamo vista in molti film come scenografia e come paesaggio, e Chatham, quindi una zona circondata da fari, cittadini assolutamente suggestivi e meta assolutamente di turismo locale. E da qui è possibile poi fare le escursioni anche nelle isole di Martha's Vineyard e di Nantucket, che si trovano proprio di fronte alla città di Yannis. Dunque, abbiamo messo qualche foto appunto dell'itinerario, quindi partiamo ovviamente da Boston. Su Boston ci potremmo soffermare molto, adesso io sono stata molto breve perché ovviamente stiamo parlando un po' più che altro della regione, la cittadina di Portsmouth, l'Acadia National Park e poi White Mountain, Green Mountains e uno scorcio di Cape Cod. Quindi questo è proprio un itinerario classico consigliato sia durante il periodo estivo che durante il periodo autunnale. Qui queste foto sono un po' più legate al periodo autunnale. Per quanto riguarda invece il resto dell'itinerario, abbiamo individuato alcuni must per ammirare il fall foliage nella regione del New Hampshire, nelle varie aree dello stato. Quindi, partendo da nord, abbiamo la regione più settentrionale, la Great North Woods Region, che come must, oltre ovviamente al discorso del fall foliage, possiamo fare delle escursioni per l'osservazione delle alci, che poi vi indicherò diciamo più nel dettaglio. C'è questa metà ottobre, sempre appunto in questo periodo di fall foliage, in questo periodo che precede la festa di Halloween, c'è questo River Fire a Berlin, che appunto troviamo nella cartina indicato, che è appunto una manifestazione dove si intagliano le zucche e poi vengono accese e fatte galleggiare sul fiume, quindi chiaramente risulterà una cosa molto panoramica e scenografica per chi riesce a parteciparvi. E poi ricordiamo anche la Mount Washington Outdoor Road, che è questa strada panoramica di cui vi parlava prima anche Olga. Qui abbiamo alcune immagini, quindi parliamo appunto dei parchi, delle cascate, l'osservazione delle alci e questa manifestazione del River Fire, appunto di queste zucche intagliate. Un piccolo cenno sul discorso dell'osservazione delle alci: è un'escursione che è molto consigliata proprio perché è tipica di questa zona. Vi ho indicato qui nella presentazione due delle società che appunto possono procurare escursioni, possono chiaramente essere prenotate direttamente in loco dei passeggeri o possiamo farlo noi per loro prima di partire. Sono escursioni che durano circa 3 ore e vengono effettuate in questi bus con una guida naturalista che ci spiegherà ovviamente tutto quello che andremo a vedere osservando questi animali particolari. Chiaramente, vabbè, sono tutte escursioni in inglese, ovviamente. E periodo da metà maggio a metà ottobre generalmente si parte al crepuscolo, quindi sicuramente questa è un'attività extra che possiamo consigliare, anche solo consigliare ai nostri clienti in partenza per il New Hampshire. Scendiamo verso sud, nella zona chiaramente delle White Mountains, della regione delle White Mountains. I punti salienti, diciamo, per ammirare il fall foliage sono ovviamente la cittadina di Littleton, che abbiamo visto prima anche con Olga, il Franconia Notch State Park, ovviamente un must all'interno del viaggio, tutti questi itinerari panoramici che ci offre questa regione, la Kankamagus Highway, di cui appunto abbiamo già parlato, che è appunto questa strada assolutamente panoramica che ci porterà all'interno della National Forest, appunto da Conway a Lincoln, e poi Historic Railroad, quindi queste strade ferrate, queste ferrovie storiche che possono essere anche queste un arricchimento del nostro itinerario. Quindi, vabbè, qui alcune foto che riassumono un po' quello che appunto che abbiamo visto nella cartina, quindi il discorso della highway, il Mount Washington, Littleton e poi ovviamente
alcuni laghi e cascate che non mancano mai in un viaggio in New Hampshire. E qui ci sono due appunto esempi di queste ferrovie storiche, la Harbor Rail Road e la Conway Scenic Railroad, che possono essere appunto parte di un viaggio. Alcune durano circa un'ora e mezza più o meno il viaggio a bordo di questi treni, e sicuramente svolgerlo nel periodo autunnale arricchirà assolutamente l'esperienza, perché vi permetterà comunque con tutta la calma del treno di poter ammirare questi paesaggi davvero suggestivi. Andiamo poi appunto nella zona della regione dei laghi, quindi la Lakes Region. Abbiamo tutti i laghi che abbiamo già elencato prima, ci sono location cinematografiche, ci sono due punti salienti che volevo segnalare, che sono da Dowers Beach sul lago Winnipesaukee. Troviamo la partenza di una delle crociere lacustri per appunto ammirare il foglio più famose dello stato. Quindi diciamo che tutto in tutto il periodo, la crociera lacustre viene fatta durante tutto il periodo estivo e autunnale, ma durante i mesi autunnali, periodo autunnale, vengono comunque intensificate le partenze, proprio perché appunto c'è tantissima gente che utilizza questo mezzo per poter ammirare il paesaggio e il panorama. E poi questa particolarità si chiama Castle in the Clouds, è una magione di un vecchio, diciamo, di un ricco, di un vecchio magnate, che attualmente è accessibile anche per essere visitata, e quindi si possono fare tour guidate all'interno della magione, ma anche passeggiate a cavallo nei suoi dintorni. Quindi chiaramente anche qui siamo in una regione assolutamente panoramica. Ecco, qui in alto vediamo nella foto. Chiaramente da qui è possibile godersi una mezza giornata, una giornata intera in questa zona assolutamente panoramica e suggestiva, soprattutto anche qui nel periodo invernale. Poi le altre foto che vi ho messo sono chiaramente sempre dei laghi e di questi ponti coperti che costellano tutto lo stato del New Hampshire. Qui è una foto appunto di questo molo di Weir's Beach, appunto, dove partono questi battelli per queste crociere lacustri. Sicuramente questo è uno dei consigli appunto da inserire all'interno di un itinerario. Ripeto, non è necessario prenotarla da qui, ma è un suggerimento comunque, secondo me, che sarà molto apprezzato dai vostri clienti. L'unica cosa che vorrei aggiungere, Alessandra, se mi permetti, è di sottolineare che in estate indiana il fall foliage, sia per quello che riguarda queste escursioni belle a bordo dei treni storici, oppure queste escursioni lacustri, è vero che aumentano le corse, però è anche vero che sono molto richieste. Quindi, di norma, soprattutto sui treni, chiedono di fare la prenotazione, anche perché sui treni c'è l'opzione di poter anche passeggiare a bordo del treno. Quindi durante l'autunno, non tanto durante l'estate, ma durante l'autunno loro dicono che preferirebbero la prenotazione, proprio perché sono richiestissime per questo. Proseguiamo poi appunto in questa regione, che è quella più occidentale, vicino al confine con il Vermont. Quindi anche qui strade panoramiche, questo lago che è un po' più distante dagli altri rispetto alla regione classica dei laghi del New Hampshire, questo lago Sunapee, che ha al suo interno 11 isole e 3 fari funzionanti, quindi sicuramente un altro punto di interesse. E poi in questa regione troviamo, immagino l'avevamo vista anche prima, la zona di queste appunto rocce scolpite, di quest'area naturale, che sicuramente per escursionisti e per chi fa trekking o hiking sicuramente è interessante da visitare. Queste sono le immagini, appunto, le rocce, questi giochi di rocce che troviamo all'interno di questa riserva naturale. Poi un'immagine assolutamente emblematica di questi laghi, di questo lago, che come gli altri del New Hampshire è sicuramente una meta di turismo, anche di relax, sia per l'estate che per l'autunno. Scendiamo poi nella zona
nella zona, diciamo, sud-occidentale della regione, nella Modern Oak Region, troviamo la cittadina di Keene come punto principale, anche qui tanti ponti coperti, e poi questa Cathedral of Pines, che è un memoriale in pietra che venne eretto per onorare i caduti americani della guerra, anche qui sempre in questa ambientazione molto, molto naturalistica, come potete vedere nella foto. Quindi assolutamente interessante anche questa zona. Passiamo poi alla regione, la Merrimack Valley Region, che è la regione dove troviamo le due cittadine principali, quindi Concord, che è la capitale dello stato, Manchester, che risulta essere la città principale, quindi nonostante non sia la capitale, e poi un altro evento interessante, che è questo Pumpkin Festival a Milford, che viene effettuato il primo weekend di ottobre, sempre appunto legato al discorso di Halloween, delle zucche dell'autunno, e sicuramente è un altro evento che può essere messo a calendario in un viaggio autunnale in New Hampshire. Quindi vedete come nella foto troviamo comunque appunto questa cosa molto, molto americana, ma anche molto, molto autentica, di questo tipo di, diciamo, di fiera legata appunto al discorso della vendita delle zucche per Halloween, per prepararsi alla festa di Halloween. Infine, vabbè, chiaramente questo piccolo tratto di costa che ha anche il New Hampshire, quindi questa è la zona della Sea Coast Region. La destinazione principale è sicuramente la cittadina di Portsmouth, che ha appunto un downtown ricco di downtown, per modo di dire, nel senso che, come diceva prima Olga, parliamo di una cittadina con 20.000 abitanti, quindi ovviamente sono contesti molto, molto tranquilli e molto, molto anche ridotti a dimensione molto ridotta, però ci sono moltissimi edifici storici, ovviamente negozi e ristoranti, e poi una menzione particolare la merita la zona della South End Waterfront, che è appunto questa zona lungomare, che sicuramente è molto, molto suggestiva, e anche qui io suggerirei comunque un pernottamento all'interno di un itinerario. E poi, vabbè, ricordiamo questo Memorial Bridge, che appunto collega proprio lo stato del New Hampshire alla regione del Maine, allo stato del Maine. E qui ci sono un paio di immagini della cittadina di Portsmouth, giusto per farvi intendere quello che è il mood e un po' lo stile della cittadina che ritroviamo appunto qui in aiuto. Eccoci. Io ho finito, volevo capire se c'era qualche domanda, ma credo che prima avevo letto qualcosa appunto quando si parlava del periodo migliore per il foliage, o insomma abbiamo già risposto prima durante la presentazione, quindi sicuramente ogni anno è diverso dagli altri e non possiamo prevedere. E all'interno di un viaggio, sicuramente se faremo un viaggio tra metà settembre e metà ottobre, siamo quasi certi di poterne godere. Sicuramente con differenze a seconda della zona, se siamo più o meno a sud. Io avevo già fatto un webinar parlando diciamo, di Indian Summer anche nella zona del Quebec. Chiaramente in Quebec siamo molto più a nord e quindi inizia tutto molto prima e finisce molto prima. Qui probabilmente, se siamo molto fortunati, anche a volte anche verso la fine di ottobre, inizio novembre, riusciamo ancora ad ammirare questi colori meravigliosi dell'autunno, soprattutto chiaramente nel sud del New England, quindi nella regione magari del Massachusetts, o nel sud anche del New Hampshire. Insomma, queste erano un po' le domande. Anche chiedevano quanti giorni dedicare all'itinerario, come dicevi tu prima, Questo è un Olga. po' personale, Sandra, perché dipende dipende dal motivo recondito del tuo viaggio. Se cerchi un viaggio dove vuoi rilassarti, godere di paesaggi, eccetera, secondo me vai a intessere un viaggio lento, no? Però, detto francamente, se uno si volesse concentrare a fare una piccola binata a New Hampshire e per dire Massachusetts, ma secondo me in 8 giorni fai uno splendido viaggio, Sì, splendido. comunque E anche le distanze non sono esagerate. centinaia di chilometri, perché parliamo di tratte chilometriche di aree tra i 50 e i 60, esagerando i 70-80 chilometri, ma stiamo esagerando proprio. Perfetto, io direi che abbiamo, secondo me, detto tutto, è incuriosito sicuramente perché è una destinazione, probabilmente uno stato non tra i più conosciuti del New England, ma che ci offre comunque tantissimo
da vedere e tantissimi spunti, per cui io ti ringrazio, Olga, per questo appuntamento. Grazie a voi. Grazie Olga e niente, grazie a tutti e alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao.